Bentornati qui dal Masters of the Review, ragazzi. Siamo ancora qua con One Piece World Seeker e andremo a fare oggi il capitolo 2 e 3. No, anzi, 3 e 4, scusate. E quindi andiamo all'interno del gioco. Cominciamo. Vediamo un po'. Allora, carica, continua. Capito, capito 3, frutto del diavolo, ok. Andiamo. Sì, in pratica questo qua ha visto possessore del frutto del diavolo e adesso Luffy vuole andare a cercarlo perché pensa che è uno dei suoi compagni che è scomparso. E siamo arrivati qui nella storia, è proprio all'inizio. Ah, ragazzi, andatevi a recuperare il video precedente, ve lo metto qua sopra, a destra, passerà una scheda. E niente. Cliccateci e andatevelo a vedere se ve lo siete persi, così saprete che cosa è successo nella prima parte della storia. È qua, Thousand Sunny. Adesso con questo ci abbiamo parlato e lo meniamo un po'. No, non si può. Guarda quanto è bella la Sunny, eh? Veramente realizzata bene questa barca. Facciamo il review. Attenzione, è qua la barca di Monkey D. Luffy. Si può salire dentro. Che figata. Oh! Voglio salirci dentro, voglio vedere come cazzo è. Ah, là che c'è, boh. Voglio salire dentro là. Si può salire, che figata. Che figata, che figata, che figata, che figata. Ecco qua, la barca. Siamo saliti dentro la Sunny. E qui c'è l'erba, si può anche salire sopra. Si può salire, si può salire, che figata. Questo ragazzi è uno dei miei sogni proibiti. Salire dentro là, Thousand Sunny. Là, voglio salire là io. Sì, voglio salire qui. Non è più qua. Ecco qua. Monkey di Luffy. Raggiungi Jade Bridge. Vabbè, dai, un attimo. Il Jeff Bridge raggiungi. Non si può andare dentro. Che figata sarebbe. Forse in qualche missione si potrà entrare dentro, forse. Più in là nel gioco. Però per adesso ci dobbiamo accontentare di questa piccola. Beh, se cado in acqua muoio a sto punto, perché facciamo una prova. Oppure forse c'è una barriera e non mi fa cascare. Figata. Cadi in acqua e proprio sei morto. Adesso qui voglio andarci a vedere che cavolo è. Sono curioso di vedere che cosa c'è qui. Non sono tutti. Oh, c'è qualcosa di legno piccolo. Mini gambero espresso. Forse è qualcosa che serve nella storia. Però adesso andiamo via veloci. Mettiamo il turbo. Andiamo su questo Jeff Bridge. Questo chi è? Ah, un coglione. Amber Arbor. Che sarebbe per Arbor. Ok. Raggiungi il Jeff Bridge. Il Jade Bridge. Ormai sono abituato a dirlo male e lo dirò sempre male. Yotto. Ecco. Beh, se uno va, riesce a raggiungere un punto alto, dopo può volare sempre. Orca puttana. Ecco, non ci sono riuscito. Questo è il modo più facile per arrivare. Il Baby Luma cofano. Ah, è Chopper. Ok, ha risposto.
Hai chiamato Chopper. Vabbè, qua skippiamo, ragazzi, cerchiamo di andare più veloce possibile verso la meta. Mettiamo il gear forte. No. Lucky mette. Comunque le meccaniche dell'avvistamento sono tipo quelle di... Porca puttana, mi sparano sui bastardi, bro. Sono quelle di Watch Dogs, le meccaniche dell'avvistamento. Con i punti esclamativi. Sapphire Town. Questo spacchiamo. C'è un cazzo. Ecco, qua c'è un sentiero per salire. No. Yarudomo. Metri, no, 400, eh sì, beh, passi saranno, 400 passi. E stiamo giungendo alla meta, ragazzi, ragazzuoli. Qua, eccolo, Jade Bridge sarebbe questo, ponte, no, boh, forse è questo. Il tanto agognato ponte. E qua c'è, ci sono le truppe. Corriamo verso la meta. Siamo arrivati, 26, eccoci. Jade Bridge. Cerca di non far rumore. Ok, premi Y vicino a un barile per nasconderti, porrai sempre morti con L. Ma restando fermo sfuggirai più facilmente dallo sguardo dei nemici. Premi Y quando sei nascosto in un barile per saltare fuori. Sorprendi i nemici con questa tecnica per poi eliminarli. Il barile accumula danni finché resti al suo interno, alla fine si distrugge automaticamente. Ok, allora andiamo a prendere questo barile. Sarebbe questo barile qui.
Eccoci. Divertente sta missione. Porca puttana. Dai, al cazzo, dai, non ci sto io. Tranquillo, tranquillo. Ah, a posto, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Vai, vai, vai. Dai, al cazzo. Oh, ho scoperto stronzo. Ai, come puttana. Che botta, ragazzi. Come uno. E abbiamo anche fatto questa missione furtiva. Qua è dove? Devo stare sopra. Esamina la porta dietro, sembra ci sia qualcuno. Qual è sta porta? Porca puttana, questo. Figata, gli avvisi, dai. Momento di genere, questo è bello. Porca puttana. Vabbè, sto a fare un po' di prove. Ok, vai. Here we go. Ok, qua, no. Ho messo altri cazzi. Mi butto. Il bello gioco è che ti puoi buttare le palle e non ti fai mai niente, perché è di gomma, Luffy. È un gomu gomu ningen. Figa sta cosa che puoi nasconderti. Porta a Ruby Village. Io sono venuto da qua, no. Intracisci meglio. Ah, forse questo invece. Allora no, a sto punto è questa qua messa. A sto punto è questa. Adesso avrebbe come un bel secchio. No, ma sono scammato. Porca puttana. Mi hanno scammato di brutto.
Pronto. Il elephant gun. Figata. Come si fa così? No, così. Ah, ok, se salti va qui. E il coso? Red Hawk, queste cose qua. Forse più avanti sblocca. Ok. Dov'è sta porta qua sotto? Ah, è qui sì. Un po' sopra. Sicuramente è qui, mi dice che è qui. Andiamo sotto, ecco. È un po' più qua, ecco. Porca puttana! Vaffanculo. Il lato scuro che questo. Aprite la porta, aprite, aprite, aprite! No, no, veramente! Veramente apri tu! È vero! Ci ho chiappato! Aspetta, ma non accende la luce, qua non si vede più niente. Cerca, 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 troverai. Eccola! Perché non si apre? Mi avevano detto che un fuggiasco avrebbe tentato di introdursi qui dentro, ma non pensavo fossi tu. Chi è? E adesso parte il video come sempre. C'è Smoker, c'è Smoker. Questo non me lo registra che ci sono i copyright. Ecco qua però. Quando scoppia un disordine salti sempre fuori tu, cappello di paglia. Smokey, da quanto tempo? Sei tu il possessore di foto del diavolo del ponte? Non essere ruffiano, a pancata ti ho permesso di fuggire. Ma resto sempre un marine e tu un pirata. La nostra rivalità è inevitabile non dimenticarla. Oggi è il giorno in cui finalmente ti assicurerò la giustizia. D'accordo, neanche io mi tratterrò. Tratterrò. La barra tensione con cui puoi eseguire attacchi speciali. Se non usata, la barra si scarica progressivamente. Per usare un'abilità specifica, tieni premuto LB e premi il relativo tasto. Se hai marchiato diversi nemici, premi destra e sinistra per agganciare un avversario e focalizzare la visuale su di lui premendo R, tieni premuto R per disabilitare. Ok. Vediamo se ho capito. Ah, anche il Red Dog che me lo sbloccava adesso. Aspettando forza. Stardo. Red Hawk. Stardo, vedi questo. E naturalmente non si vede più un cazzo. Si è visto un cazzo.
Vabbè, ho sconfitto. C'è un video. Ah, questo sì. Ma Sei diventato ancora più forte. D'accordo, d'ora in avanti non avrò nessuna pietà. Goccia! oi. Vabbè, questa volta mi sono salvato. Sì, classico Zenigata Lupin. Sto bene, sì, mi sono battuto con Smokey. Steel City. Nanda. Ok, vuol trovare la carta. Capito 3, frutto del diavolo. Missione principale completata. Quindi abbiamo la missione principale. Capitolo 4. Però adesso stiamo andando sulla strada giusta. Mi sembra. E così possiamo continuare la nostra strada verso il capitolo 4. Oppla, 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 aiuto, aiuto, aiuto. Ha, ha. Wow. Aiuto, aiuto. No, non mi dica che c'è andato al cimitero, quindi faccio. Morti. Morti. Frutto rosso. Porca puttana. Voglio andare a missione secondaria. Che è? Pare Sabo? Pare Sabo, non è. Che vuole questo? Porca puttana. Toh. Questa zambala. Emery Plaza, ecco questo. Monkey di Rufy. Monkey Wara no Rufy. Ah. Ok. Una volta che hai esplorato una città puoi spostarti velocemente su di essa. Sì, beh, è anche giusto, se no ci metti sempre 20 anni. Vabbè, sì, questa è una città, una metropoli, diciamo.
Non so dove cavolo devo andare. Andiamo sul punto più alto del mondo. Che vuole. Cagava. Missioni secondarie saranno veramente una palla a falle tutte. Ah, eccola qui era. Oh no. Attenzione, informazione agli abitanti. Il cappello di paia, che cazzo sarà? È venuto a parlare uno con un cappello di paia dietro. Ma no, vacca. Batti. È una specie di direttore, quello lì di... Porca, come si chiamava quello col ciuffo azzurro? Che stava su Water 7, sarà tipo quello, penso. Come si chiama? Aspetta. L'amico dei Franchi. Oh, cazzo! Vaffanculo, che cazzo, bastardi di merda. Guarda dove sta sparando sto stronzo. Si può arrivare lassù? Cosa fa a me la lontano? Forse non ci arriva. Vabbè, quello ci arriva. Figata, sì che. Ah, aspetta. Vabbè, vedi quello qui. Andiamo veloci verso. Verso. Isaac. Ciotto mitta. Ciotto mitta. Chi sarà mai? Vabbè. Abbiamo aggiunto un altro punto di esplorazione. Un altro standby point. Un altro checkpoint. Come cavolo volete chiamarlo? Oh, Isaac! Eccolo! Oh. È il tizio della prigione, celeste. Vai, Isaac è quello che ha fatto dall'inizio. Quello lì che somiglia a Frankie, quello col nasone, con i capelli azzurri. Ah, questa facciamo la voce da vecchia. Se lo incontri, potrebbe accadere qualsiasi cosa, ti prego. Non voglio che qualcuno ci rimetta la vita. D'accordo. Allora aspetterò che tu te ne sia andata. Anche Rufy c'è la voce da vecchio. Quindi, non hai intenzione di cambiare idea, giovanotto? Non sei di queste parti, vero? Altrimenti ti sogneresti di opporti alla marina. La situazione è delicata al momento. Le tasse sono esorbitanti e gli isolani sono costretti a costruire quelle prigioni. Dannato Berlusconi. Allora perché continuate a seguire la marina? Perché quantomeno siamo al sicuro. Sono uguali. Ci potremmo delle scorribande evitare. Ok. Ok, li vuole rinchiudere dentro i prigioni. Sì. Vabbè.
Dal punto di vista economico sono solo vantaggi. Sul serio? L'ex leader dell'isola, figlio Isaac. Isacco. Isaac! Ah, ok. Ah, ok, la cattura di lui lo i Mugiwara no Rufi. La ciurma di cappello di paia. A Jill. Nanda! Jill conosce praticamente tutto di tutti, in genere. Puoi trovarla nella piazza della città. Capito? Grazie, nonnina, vecchiaccia, tra parentesi. Ok. Questa sta pure abbastanza vicino. La possiamo trovare subito. Jill, eccola qua. Dovrebbe stare dietro l'angolo. Ok, Jin. Eccola, trovata. Vediamo che cosa ha da dire. Ah, ciao Rufy, hai scoperto. Ah, no, non è Jill. Ah, eccola. La figlia di Shanks, no? Cavoli rossi. Ho visto te e la tua ciurma sui giornali e sulle locandine dei cercati. Sei il capitano di quella di cappello di paia di cui tutti stanno parlando. Ah, quindi mi conosci? Certo, conosco la tua ciurma. I Marine hanno segnalato una donna che ti aggredì. Aggirava con atteggiamento sospetto intorno alla base navale. Che si aggirava. No, che ti. Una bella ragazza dai capelli arancio, Nami. Dicono deve essere la ragazza della vostra ciurma, Nami la gatta ladra, se non sbaglio. Nami! Credi sul serio che si tratti di un membro della ciurma di Ruffy, Jill? Non potrebbe essere la stessa persona che ha scatenato la rivolta dell'altro giorno? Chi c'è? Qui c'è stata una rivolta? Questa città è stata scossa da una violenta rivolta armata. Sin dall'avvento della Marina 12 anni fa, l'isola è divisa tra sostenitori e oppositori. I pro Marina la supportano, gli anti Marina la osteggiano. Gira voce che la rivolta sia stata fomentata da un gruppo anti Marina, ma non è giusto liquidare tutto con un giudizio affrettato. Per quanto mi riguarda, sono convinta che il vero colpevole stia tentando di incastrarli. Capisco il bisogno di difenderli, Ginny, Johnny. D'altronde, sei proprio tu la leader della fazione anti Marina. Quando è successo, ci eravamo radunati solo per discutere. È diventata una vera rivolta solo quando qualcuno ha sparato un colpo. Qualcuno ha i sospetti su chi possa essere stato? Non è ancora chiaro chi abbia premuto il grilletto, nonostante il fatto che siano stati effettuati numerosi arresti. Per questo sto ancora indagando sulla faccenda e sono convinto di essere molto vicino a scoprire la verità. Essere pro Marina o anti Marina non c'entra con le mie indagini, voglio sfidarmi di tutti gli abitanti dell'isola. Sempre alle prese con le indagini? Ok, se scoprirò qualcosa sulla donna dell'area sospetta in città te lo farò sapere, Rufy, che è Nami. Beh, se scopri qualcosa su chi ha sparato o sulla rivolta, tienimi aggiornata. Ok. Che non vai alla base navale? Potresti capire qualcosa su dei marini in zona? Ok. Capitolo 5. Donna sospetta. Scopri se qualcuno ha visto Nami alla base. Ma noi ci fermiamo qui, ragazzi. Ok, salviamo. Eccoci qua. E anche per oggi abbiamo finito, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati su nuovi fantastici video e spuntate naturalmente anche la campana, la relativa campanella, che vi invierà notifiche ogni volta che posterò un nuovo video. E in più lasciate un like se vi è piaciuto questo gameplay, questo walkthrough. E potete anche lasciare dislike, fatemi pare, se non vi è piaciuto. E motivatemelo qua sotto nei commenti. Poi qua sopra a sinistra vi passa il
banner dove vi faccio vedere il mio profilo di Instagram. E sotto nella descrizione c'è il link dove potete cliccare e iscrivervi. E niente, ragazzi, dal Masters of the Review è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.